dove sono Victor e Pampra? Avrebbero dovuto arrivare molte ore fa. Buonasera a te, Malefix. Volevi vederci? Vi ho mandati a chiamare questa mattina. Dove siete stati finora? Scusaci, oh magnifico, ma la strada è lunga dalla Transilvania. E noi vampiri non usciamo mai durante il giorno? Ah, sì. Beh, allora questo incarico vi piacerà molto. Ho intenzione di mandarvi nel futuro, sull'altra faccia della luna. E più precisamente alla base lunare Alfa, nell'anno terrestre 2186. È stata creata una nuova fonte di sostentamento, i germogli di luna, che servono per l'alimentazione e sono in grado di sfamare l'intera popolazione mondiale. La qualcosa non mi va. Quindi voglio che voi distruggiate quelle piante, tutte quante. È un giochetto da ragazzi. Mica tanto. Quei maledetti Chiappa fantasmi sono già lì ad installare allarmi antispec. Non avere paura, capo. Sappiamo noi come trattare con quei buffoni. Li schiacceremo come questo. No! Stupido! E adesso come faccio a liberarmi da questo schifo? E per di più ha un odore che odio. Credo sia meglio levare il disturbo finché è tutto impiastricciato. Sono perfettamente d'accordo con te, mio caro. Bene, questo è l'ultimo allarme antispettro. Meno male, così finalmente scenderai di lì. Mi è venuto un mal di cofano. E questo cos'è? È il mio portafortuna. Me lo diede mio padre tanto tempo fa e da allora lo porto sempre con me. Allora, come va? Ormai ho quasi finito, questo è l'ultimo. Le coltivazioni di germogli di luna sono troppo importanti per lasciarle incustodite, vero, governatore? Già, e purtroppo io non posso trattenermi con voi, ho troppo lavoro da fare. Ci vediamo più tardi, Frida, tu gioca pure quanto vuoi, ma non dare fastidio ai nostri ospiti. Ma papà, da sola io non so cosa fare. Frida, te l'ho già detto, devi imparare a saperti divertire anche da sola. E adesso, forza, va da un'altra parte a trovarti un passatempo. Va bene, d'accordo, farò come desideri tu, papà. Arrivederci a tutti, è stato un vero piacere conoscervi. Ciao, ciao. Questi salotti lunari sono davvero splendidi. Non sono mai stato così comodo. Questa assomiglia di più ad una vacanza che a una missione. Ragazzi, l'allarme! Forse ho parlato troppo presto. C'è un fantasma. Andiamo a Chiappa Fantasmi! Quello lì, anche se non so che cos'è. Su, acchiappiamolo. E dai! Per me non ha molto l'aria di un fantasma. Però, ora che ci penso... Eddie, tu lo aggiri sulla destra, Grunt sulla sinistra, io al centro. Siete stati ingannati, ragazzi. Guardate! Frida! Ma che cos'è? È solo un palloncino telecomandato. Qui vengono usati come spaventapasseri. Vuoi dire che si è trattato solo di uno scherzo di Frida? Ho proprio paura di sì. È stato un falso allarme. Frida, vieni un po' qui, per favore. Sei stata tu a far scattare l'allarme?
Sì, certo, Jack. Frida, non lo sai che può essere molto pericoloso provocare falsi allarmi? Vuoi dirci perché l'hai fatto, Frida? In questo posto non succede mai niente, è tutto così noioso. Io volevo solamente divertirmi un po'. Ascolta, Frida, a noi spiace molto che tu ti annoi, ma far scattare dei falsi allarmi è molto pericoloso. E lo sai il perché? No, non lo so. Beh, tanto per cominciare, è quasi come raccontare una bugia. E poi qualcuno potrebbe farsi male nel reagire ad un pericolo inesistente. Già, io per esempio. Che cosa è stato? È un robot della guardia di sicurezza. Pensa che noi siamo dei trasgressori. Non è permesso sostare sui campi di germogli di Luna. Ma noi stiamo dalla sua parte. Ormai è troppo tardi. Il robot è programmato per attaccarci. A meno che noi non riusciamo in qualche modo a fermarlo. Forza, diamoci da fare, ragazzi. Mi sta arrivando un altro identico. Tu vieni, Frida. Penso che non sia il caso di rimanere qui. Grunt, cerca di fermarlo prima che ci spari con il razzo. Ok, capo. Wow, ci è mancato pochissimo. Guardate, i nostri guai non sono finiti, ragazzi. Presi! Ehi, guarda un po', un gorilla razzo! Sei stato bravo! Bravo, Grunt! Sei grande! Grazie! E adesso starai in castigo per un mese intero! Sono in castigo per un mese! E poi non posso neanche guardare la Luna Visione! Mi spiace dover essere tanto severo, ma Frida deve capire assolutamente una volta per tutte la pericolosità dei falsi allarmi. Quando si è piccoli, certe lezioni sono dure da mandare giù. E io che pensavo di aver toccato il massimo della noia. Adesso sì che sono stufa marcia. Ehi! Che strani esseri! Devono essere dei vampiri! Ma voglio esserne sicura! Dobbiamo cercare di mescolarci a questa strana gente! Perciò finché staremo qui saremo i signori Dracolini! Poi distruggeremo i germogli di Luna e cattureremo gli acchiappo fantasmi per Malefix. Adesso andiamo a presentarci al governatore e a dirgli che siamo i suoi nuovi vicini. Sono davvero dei vampiri e ce l'hanno con i germogli di Luna. Devo avvertire tutti gli altri immediatamente. Così voi siete i nuovi vicini. Lieto di conoscerla, signor Dracolini. Ascoltatemi tutti! Quei due tizi, i Dracolini, non sono quello che sembrano! Sono dei vampiri! Eh? Dei vampiri? Abbiamo forse l'aria di due vampiri, noi due? Signorinella, sei già stata castigata per averci messo in allarme senza motivo. Ora non solo mi disubbidisci, ma te ne vai in giro a raccontare sciocchezze sui nostri nuovi vicini. Oh no, non è una bugia, devi credermi. Ti prego, papà, credimi. Come posso crederti dopo quello che hai combinato? Fila a casa! Ho pensato che ti sentissi sola. Oh, è
Freddy, dimmi tu, che cosa posso fare? Ormai nessuno più crede a quello che dico. Succede sempre così quando si prendono in giro gli altri, Frida. Ma sei certa di aver detto la verità? Sì, sì, certamente. Oh, come vorrei che qualcuno mi prendesse sul serio. Io ti credo, Frida. Anch'io ti credo. Peccato però, mia piccola, che non avrai occasione di convincere nessun altro. Per voi due è giunta l'ora della ninna nanna. Vieni dentro, Eddie, presto. Meno male, qui siamo al sicuro. Non credo, purtroppo. Guarda, Eddie. Oh. Eddie, mi sta venendo un gran sonno. Sai, anche a me. Conoscenza. Quando qualcuno cade vittima dei miei incantesimi, non si riprende facilmente. Sogni d'oro, caro Eddie Spencer, e quando ti sveglierai, ti troverai nel bel mezzo di un incubo. Adesso il problema è come uscire da questo posto. Dalla porta è inutile tentare perché fuori c'è Malefix. Ah, ho trovato una scappatoia. Come facciamo ad arrivare lassù? Non abbiamo niente per arrampicarci. Questo non è detto. Prego, prima le signore. Così. Dai, vieni, Eddie! Non credere di sfuggirmi, Spencer! Due vi siete dati tanto da fare per niente. Forse con questo se ne starà un po' zitto. Odio questa robaccia. Svelta, Frida, scappa. Vai ad avvertire Jack e gli altri. Ma loro non mi crederanno mai se non vieni anche tu con me. Tieni, fallo vedere a Jack. Vedrai che capirà. Mi dispiace tanto, Eddie. Se non vi avessi fatto quello scherzo, adesso tu non ti troveresti in questa brutta situazione. Non c'è tempo. Sta arrivando. Vai, presto! Tu stai indietro, gonnellone! Niente da fare, Spencer! Maledizione! Ah, ti ho preso! Io odio questi germogli di luna! Oh no, mi è surgelato! Frida, che cosa fai ancora qui? Come devo spiegarti che... Papà, ti prego, devi credermi, Malefix è qui! Eddie sta cercando di fermarlo e i vampiri stanno... Insomma, la vuoi finire di inventarti tutte queste storie? Guarda, Jack! Un momento, Frida sta dicendo la verità. Eddie non se ne sarebbe mai separato se non fosse in pericolo. Forza, mettiamoci al lavoro, acchiappa fantasmi! Sotto ghiaccio. Dobbiamo riscaldarlo un po'. Stai indietro, Jack. Non è un problema per me. Tutto bene, vecchio mio? Adesso sì, ma è stata un'esperienza agghiacciante. Benvenuti a Chiappa Fantasmi. Come state? Mi presenti, giovani eroi. Io sono Victor.
Non ti sei accorto di essere da solo contro quattro? Non direi! Prendili, Vampra! Ci viene addosso, tutti giù! Bel colpo, Grunt. Sei riuscito a trasformare quella vampira in una mummia. Però dovete ancora fare i conti con me e scoprirete che i miei poteri valgono 100 volte i vostri. Io prevedo guai a non finire. Mi è venuta un'idea. Vieni con me, papà. Risparmia le tue forze, Victor! Siete in trappola, acchiappamosche! Sono lieto di annunciarvi che passerete il resto dell'eternità nel mio zoo personale! E questi cosa sono? Spettri? Io non ho ordinato nessuno spettro! Jack, guarda! Frida e suo padre stanno azionando quei palloncini! Non sei tu l'unico al mondo ad avere certi poteri, Malefix. Questi seccafantasmi hanno poteri che io neanche immaginavo. Sbrigati a fare qualcosa contro quell'esercito, Victor! Bravo, hai bloccato il campo di forza futura. Se ben ricordo, i vampiri odiano l'aglio e le cipolle. Vogliamo provare, Grunt? Ok, Eddie. Io odio l'aglio e le cipolle non riesco addirittura a sopportarle. Sono troppo pesanti. Brutto idiota. Possibile che debba fare tutto da solo? E va bene, pivelli. Avete superato ogni limite. Come sarebbe? Erano solamente dei palloncini. Dobbiamo assolutamente fare qualcosa prima che si scolli di lì. Presto, il turbo spaziale. Io tengo a bada questa. Tu, Eddie, prendi Victor Sanguisuga e tu, Grunt, colla Malefix. Con te ci faccio un bel frullato interspaziale, Malefix. Questa me la pagherete a chiappo fantasmi! Allora mandaci il conto. E così credo che ce ne siamo liberati per un po'. Grazie ancora per aver salvato i germogli di Luna a chiappa fantasmi. Non abbiamo fatto che il nostro dovere. Ah, me ne stavo dimenticando. Il tuo portafortuna, Eddie. Grazie, Frida. Anch'io mi stavo dimenticando di lasciarti questo. Wow! Spero servirà a ricordarti di non dare mai falsi allarmi. Me lo prometti? Sì, promesso, Eddie. Non lo farò mai più. Grazie mille del pensiero, Eddie. Ma penso che non ce ne sia più bisogno. Ciao, nella storia di oggi Frida ha imparato quanto siano pericolose certe bugie. Raccontare storie inventate che vi fanno sentire più importanti può risultare molto pericoloso. E una volta che vi sarete fatti fama di bugiardi, la gente penserà che state mentendo anche quando dite la verità. E quel che è peggio, la gente non si fiderà più di voi. Quindi siate sempre sinceri, scoprirete che così si è molto felici e gli altri vi stimeranno di più. È tutto per oggi. Alla prossima puntata, ragazzi!